Emergenza meteo, i primi bilanci, ammassa decine di alberi abbattuti e danni per case e strade. Carrara, continuano gli interventi di pulizia, riaprono le scuole ma due strade rimangono ancora chiuse. Maltempo lunigiana, 2000 i contatori ancora privi di energia elettrica, l'Unione Comuni accusa l'operato di Enel. Carrara Waterfront, al via un concorso internazionale per la progettazione nell'ambito 3. Mafia e corruzione, l'associazione Libera pubblica i dati sulla presenza del fenomeno in Toscana. Al via con tutto il cuore, la campagna raccolta fondi per salvare i bambini cardiopatici. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Come avete sentito dei titoli, ancora maltempo, prime stime dei danni dopo il maltempo di ieri, decine gli alberi abbattuti dal vento, pesante bilancio anche per case e strade, danni al bagno Marchini a causa della mareggiata, in difficoltà anche il parco del WWF ai Ronchi, centinaia gli interventi in atto da ieri, il servizio di apertura di Benedetta Bianchi. Il maltempo dà una tregua al territorio apuano e dopo la paura vissuta ieri dai cittadini, oggi è il momento della conta dei danni e sono tanti quelli causati dalle forti raffiche di vento e nella notte dalla mareggiata, senza sosta il lavoro della protezione civile e delle associazioni di volontariato. I vigili del fuoco stanno portando a termine le centinaia di chiamate ricevute, il gestore dell'energia elettrica sta cercando di ripristinare la corrente per migliaia di utenze e l'amministrazione comunale procede a mettere in sicurezza strade e edifici. Ingenti danni ha subito lo stabilimento balneare Marchini, dove il mare ha mangiato la sabbia e fatto cedere una parte di strada, rendendo pericolanti le cabine. Dopo un sopralluogo sul posto, l'assessore Marco Guidi, con delega alla protezione civile, assieme ai tecnici, ha autorizzato lo spostamento temporaneo delle cabine per evitare ulteriori danni alle strutture. Sempre a causa delle forti onde e dei detriti trasportati in strada, è stato chiuso il tratto di lungomare di fronte all'alberghiero. Diversi pini sono caduti all'interno del parco della Turimar e una ventina di alberi nella pineta in partaccia. Ha chiesto aiuto alla cittadinanza che come sempre ha risposto positivamente il presidente del WWF Gianluca Giannelli. Al parco dei Ronchi il vento ha spezzato alberi, divelto le strutture e le voriere dove vengono tenuti gli animali e pannelli esplicativi. Il consorzio di bonifica prosegue il taglio e la rimozione degli alberi caduti nei corsi d'acqua. Sul canal Magro una dozzina di piante alto fusto ostruivano il deflusso del canale. Da una primissima ricognizione non si sono registrati danni alle arginature dei corsi d'acqua e l'intera rete sembra aver sostenuto senza intoppi il deflusso delle acque di pioggia. Rimozione di piante anche a Carrara, con interventi sul fosso della Macchia e sul canale Carlone a Battilana. La mareggiata ha reso difficoltoso il deflusso del canale Poveromo, dove nella notte il consorzio ha attivato una pompa mobile da 500 litri al secondo e resterà fino a quando non sarà rientrata l'emergenza maltempo. E sempre sul maltempo sono tantissimi gli interventi del Comune di Massa su strade verde ed edifici. Sono state emesse diverse ordinanze nei confronti dei privati per la messa in sicurezza di strutture da cui ieri sono pericolosamente staccate lamiere sia per il taglio e la manutenzione delle piante. Gli uffici competenti dell'assessore Marco Guidi hanno incaricato una ditta a smaltire gli alberi abbattuti ieri dal vento che rientrano nelle competenze dell'amministrazione. Gli uffici stanno anche valutando la situazione dei parchi e probabilmente domani verranno riaperti, così come sarà riaperto anche il cimitero di Turano. Operai sono intervenuti anche al cimitero di Mirteto e al mercato delle Iare, dove si è staccata la parte di copertura del tetto con conseguenti infiltrazioni di acqua. Nei prossimi giorni saranno valutate le priorità e messi in campo altri lavori. Ci spostiamo ora a Carrara, ancora interventi di pulizia e messa in sicurezza, ma rientra l'emergenza e riaprono le scuole. Giulia Baldino. A seguito del maltempo che ha investito il territorio nella giornata e nella nottata di lunedì, proseguono gli interventi di pulizia e messa in sicurezza. Sono al lavoro squadre della Protezione Civile, della Polizia Municipale e di Amia, intente a liberare strade e piazze da alberi e rami, abbattuti dal forte vento che in alcuni momenti avrebbe raggiunto raffiche di 140 km all'ora.
Nel corso della notte, sempre a causa del vento, sono cadute alcune tegole del tetto della scuola dell'infanzia Garibaldi e ha ceduto il muro di recinzione nel campo scuola per una lunghezza di circa 30 metri. Riaprono 4 delle 5 scuole che erano state chiuse per l'allerta meteo. Dopo le verifiche e gli interventi per il ripristino della sicurezza, è tornata agibile la pineta di accesso al polo scolastico di Villa Ceci. Torneranno quindi a scuola gli studenti del Liceo delle Scienze Umane Montessori, i bambini della Scuola dell'Infanzia Giampaoli e quelli del Nido Il Girotondo. Anche il Liceo Scientifico Marconi e l'ITIS Galilei ad Avenza sono tornati agibili. Resterà chiusa invece la Scuola dell'Infanzia Collodi di Avenza, dove è necessario un intervento di sistemazione della vetrata centrale che non si concluderà prima dell'inizio della prossima settimana. Tutti i cimiteri del territorio comunale sono aperti a seguito delle operazioni di messa in sicurezza e pulizia da parte di Amia e Apuafarma. La situazione della viabilità a monte rimane ancora delicata. Alcuni tronchi rendono critica la circolazione. In particolare la strada per Campocecina è stata momentaneamente interdetta al traffico nel tratto a monte del paese di Castelpoggio, che rimane dunque raggiungibile. È consigliata comunque la massima prudenza sulle strade di accesso ai paesi a monte. A valle invece quasi tutte le strade sono state liberate e si va verso il ritorno alla normalità. Ancora in corso invece l'intervento in via Fivizzano, nella zona di Battilana, dove il cedimento di due grandi alberi impedisce la regolare circolazione. E mentre il personale di Amia prosegue i controlli sul verde pubblico, con un'ordinanza il sindaco Francesco De Pasquale ha disposto in via precauzionale la chiusura di parchi pubblici e pinete in attesa di un'accurata verifica sulla stabilità di rami e fusti. E ora vediamo la situazione anche in Lunigiana, dove sono 2.000 contatori privi di energia elettrica in tutto il territorio. Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, punta il dito contro Enel e si dichiara intenzionato a chiedere lo stato di emergenza alla Regione Toscana. Diversi disagi causati dal maltempo in Lunigiana, sono ancora 2.000 contatori che qualche ora fa risultavano privi di energia elettrica. Disorganizzazione e incapacità, Enel non è stata in grado di rispondere all'emergenza, ha dichiarato Matteo Mastrini. Il sindaco di Tresana afferma che l'Unione dei Comuni ha saputo fronteggiare al meglio il maltempo, facendo tutto ciò che era in suo potere per limitare i danni e i disagi, anche grazie all'operato dei volontari. Le situazioni più gravi sono state causate dalla mancanza di elettricità, dichiara Mastrini, denunciando per l'appunto l'operato di Enel, che a detta del sindaco non è stata in grado di offrire un servizio adeguato e tempestivo. Secondo i dati riportati per la media tensione, le criticità più grandi legate alla mancanza di corrente elettrica si sono trovate a Pontremoli, con ancora 450 contatori non serviti da energia elettrica, ad Aulla con 558 e 342 ancora a Mulazzo. Matteo Mastrini è intenzionato a chiedere lo stato d'emergenza alla Regione Toscana per le conseguenze riportate da questa mancanza di energia elettrica, in modo tale che chiunque abbia subito danni, in particolar modo le persone malate, possa chiedere un risarcimento. Il Consorzio 1 Toscana Nord ha assicurato il presidio dell'idrovora di Aulla, entrata in funzione ieri per far defluire le acque, salite sopra il livello di guardia. Nel frattempo, da quanto dichiarato, è iniziato un attento monitoraggio della rete dei canali del territorio per poter fare punto sugli interventi necessari, soprattutto nelle zone dei comuni più colpiti dall'ondata di pioggia. Il Consorzio inoltre ricorda che in caso di necessità il numero delle emergenze resta continuamente reperibile ed è 331-68-52-074. E il maltempo, il vento, si è portato via anche numerose serre, danni nel Massese e in Lunigiana. Serre scoperchiate, coltivazioni compromesse, campi allagati e danni anche nel Massese ed in Lunigiana a causa delle forti raffiche di vento e della pioggia. I settori più colpiti sono stati quello florovivaistico ed orticolo. A fornire un primo bilancio è Coldiretti al termine di un primo monitoraggio tra le aziende. Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla provincia di Massa Carrara, in un autunno secco in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, ha fatto rivivere alle imprese agricole l'incubo delle ultime recenti alluvioni. Isolate per ore alcune aree a causa della chiusura dei ponti con il fiume Magra ed altri torrenti che sono tornati a far paura.
L'allarme sta lentamente rientrando. Nel Massese, un'azienda agricola specializzata nella produzione di fiori e piante è stata colpita da potentissime raffiche di vento che hanno danneggiato la serra. Situazioni analoghe anche in Lunigiana, in particolare a Fosdinovo e Villafranca, dove l'intensità della pioggia ha anche allagato i campi. Coldiretti prosegue nella fase di monitoraggio su tutto il territorio e invita le aziende a documentare, anche con fotografie, gli eventuali danni in vista anche di una richiesta per l'attivazione della calamità naturale. Sull'emergenza maltempo, la Regione Toscana ha fatto il quadro generale della situazione nelle varie province. I comuni più colpiti risultano essere Massa, Livorno e Grosseto. Nel mentre il Confartigianato Toscana stima già 5 milioni di danni al settore. Ascoltiamo tutti i particolari. Finisce con questa sera in Toscana lo stato d'allerta per maltempo proclamato nei giorni scorsi dalla Regione. Nella tarda mattinata di oggi c'è stata una videoconferenza del sistema della protezione civile regionale con tutti i soggetti coinvolti, ovvero province, prefettura, LAMA, geni civili e centri operativi comunali, per avere il quadro generale della situazione e dei comuni colpiti e le eventuali iniziative da assumere. Da quanto dichiarato, sono una ventina le squadre del volontariato che supportano le strutture operative regionali dei Vigili del Fuoco, soprattutto negli interventi di rimozione di tronchi o abbattimento di alberi pericolanti per riaprire le strade e per la messa in sicurezza di edifici con la rimozione di intonaci o tegole. I comuni più colpiti dal maltempo di queste ore sono stati Massa, Livorno e Grosseto. Proprio in quest'ultima provincia le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari hanno lavorato per il ripristino della viabilità. I punti critici sono stati Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto Città, dove ci sono stati 21 feriti lievi a causa della caduta di rami. Per quanto riguarda Livorno, le principali criticità si sono verificate nelle isole, ma risulta difficile la verifica dei danni a causa del mare ancora grosso. A Pisa, fortunatamente, le famiglie evacuate ad Orciano sono rientrate a casa. A Lucca circa 30 fazioni si sono trovate senza elettricità e a Sant'Anna un tetto scoperchiato ha costretto alcune famiglie a trovare riparo fuori casa. Anche a Siena ci sono state diverse utenze senza corrente elettrica e alcune famiglie a celle sul rigo sono state evacuate. Ad Arezzo l'eremo di Camaldoli è stato a lungo isolato per problemi alla viabilità con 40 scout. A Firenze invece è stata chiusa la strada regionale 70 per consentire la bonifica dai tetti e cornicioni delle case ancora pericolanti, chiusa anche la strada provinciale 17 e alcune scuole. Nel mentre Confagricoltura Toscana stima già 5 milioni di danni, una cifra comunque ancora da accertare. La situazione è particolarmente grave nelle province di Livorno e di Grosseto, aggiunge Paolo Rossi, direttore Confagricoltura Livorno e Grosseto, dove sono state colpite centinaia di aziende. Abbiamo situazioni in cui le case coloniche non sono più abitabili e anche le stalle non sono più in grado di offrire adeguato riparo agli animali. Paolo Rossi spiega che al momento l'unica produzione che risulta essere a rischio però è quella olivicola. Qui la situazione è più delicata perché erano nel pieno della raccolta e stimiamo che ci fosse ancora un 40% di olive sugli alberi che dovevano essere raccolte. Ora il presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis, chiede un'azione immediata dalla Regione affinché appena sarà passata l'emergenza gli agricoltori e gli allevatori toscani possano subito rimettersi in piedi. A Carrara, novità per il progetto Waterfront. Questa mattina l'autorità portuale del Mar Ligure orientale insieme all'amministrazione carrarese ha deciso di bandire un concorso internazionale per arrivare alla progettazione esecutiva dell'ambito 3. Intanto sono stati appaltati gli esecutivi per gli ambiti 1, 2 e 4. L'autorità portuale del Mar Ligure orientale, anche su richiesta dell'amministrazione del comune di Carrara, ha deciso di bandire un concorso internazionale per arrivare alla progettazione esecutiva dell'ambito 3 del Waterfront. Per la sua posizione strategica, a due passi dal centro, di fronte alla caravella, il lotto 3 è quello più cittadino, quello che avrà il maggior impatto sulla vita quotidiana delle persone. L'idea di bandire un concorso internazionale ha l'intenzione di aprire le porte del litorale a nuove ambizioni, ha dichiarato il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, evidenziando come l'amministrazione comunale abbia fortemente voluto una progettazione di respiro internazionale per gettare uno sguardo lungimirante verso il futuro, grazie al contributo di professionisti di caratura mondiale.
Nell'incontro di oggi, oltre all'annuncio della gara internazionale, l'autorità di sistema ha reso noti i nomi dei vincitori delle gare per la progettazione definitiva ed esecutiva degli ambiti 1, 2 e 4 del waterfront. I primi due riguardano l'intersezione tra Viale de Verazzano e Viale delle Pinete e il sistema degli assi stradali specializzati con la riqualificazione di Viale Colombo e Viale da Verazzano. L'ambito 4 invece riguarda gli interventi per la riqualificazione della passeggiata in corrispondenza del molo di Ponente e della diga foranea. Proprio su quest'ultimo il sindaco ha dichiarato: abbiamo chiesto noi che l'ambito 4, quello di maggior impatto sulla vivibilità del porto per i cittadini, partisse con i primissimi lotti, un'accelerazione importante che conferma quanto la nuova infrastruttura avrà ricadute non solo sulla logistica e la viabilità, ma anche sulla quotidianità e la qualità di vita delle persone, ha concluso il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale. Nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa si è insediato oggi il seggio elettorale per l'elezione del Consiglio Provinciale di Massa e Carrara. Le operazioni di voto si svolgeranno domani 31 ottobre dalle 8 alle 20. A scegliere il nuovo Consiglio Provinciale, formato da 10 consiglieri, è un corpo di 244 elettori formati da sindaci e consiglieri comunali. I candidati sono stati scelti tra sindaci e consiglieri comunali, così è dal 2014 quando la legge di riforma delle province le ha trasformate in enti di secondo livello. Tra le liste in competizione, Alleanza Provinciale, Civici e Popolari e Centrosinistra per Massa Carrara. Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la conclusione delle operazioni di voto, ma per attendere i risultati definitivi occorre aspettare giovedì 1 novembre. Infatti il seggio contabilizza solo i voti assoluti. Il sistema di elezione prende in considerazione la ponderazione, cioè i voti assoluti vengono poi moltiplicati per un coefficiente che tiene conto della popolazione dei singoli comuni, operazione che spetta all'ufficio elettorale della provincia. Libera presenta il rapporto sulla percezione e presenza delle mafie e della corruzione in Toscana. Per 4 rispondenti su 10, in Toscana la mafia è vista come fenomeno marginale o preoccupante ma non pericoloso. Sentiamo. Presentato da Libera il rapporto Libera Idee, una ricerca su 216 questionari sulla percezione e presenza delle mafie e della corruzione in Toscana. Tra i dati rilevanti della ricerca emerge una concezione della politica come di una sfera altra, tema sul quale ci si informa ma senza partecipazione diretta. Il 12% dei rispondenti si ritiene politicamente impegnato, mentre il 56,9% dice di tenersi informato ma senza partecipare. Il 17,6% dichiara che la politica non gli interessa o che genera disgusto. Per quanto riguarda il fenomeno mafioso, è percepito da 8 intervistati su 10 come un fenomeno globale. In Toscana, per quasi 4 rispondenti su 10, la presenza della mafia nella propria zona si può considerare marginale, mentre per una quota poco inferiore si tratta di un fenomeno preoccupante ma non pericoloso. Secondo i rispondenti, tra le attività principali della mafia in Toscana c'è il traffico di stupefacenti, a seguire troviamo lavoro nero e appalti truccati. Altri reati segnalati in Toscana sono lo sfruttamento della prostituzione, la corruzione dei dipendenti pubblici e il riciclaggio di denaro. Tra i fattori sociali considerati rilevanti per l'adesione a gruppi mafiosi spicca soprattutto in Toscana l'assenza di istituzioni e di una cultura diffusa della legalità, seguita a breve distanza dal ruolo della famiglia e dal contesto di riferimento, dalle difficoltà economiche in ambito lavorativo. Guardando alle motivazioni individuali che spingono un individuo ad aderire alla mafia, prevale tra i rispondenti l'idea che la filiazione mafiosa sia legata alla possibilità di ottenere guadagni facili e, in seconda battuta, alla ricerca di prestigio e potere. La percezione della diffusione della corruzione in Toscana risulta meno marcata rispetto al campione nazionale. La metà dei rispondenti ritiene che la corruzione sia abbastanza presente nel territorio regionale, mentre meno del 9% la ritiene molto diffusa. Il 28,7% dei rispondenti ritiene che la corruzione è poco diffusa o pressoché assente. Infine, 2 intervistati su 10 dichiara di conoscere personalmente o di aver conosciuto in passato qualcuno che ha ricevuto o offerto tangenti o altri favori indebiti. Ci fermiamo qualche breve istante per la pubblicità, ma restate con noi per le altre notizie, tra poco. Matteo Moda e Carlo e Raffaella,
dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans Levi's, rifle, giubbotteria Canadiens e Dookers, Luigi Morini, Navigare e capi in pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui abiti uomo lebole e camiceria cassera, e per lei la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda, in via Carducci 119 a Massa. Finalmente basta irritazioni o arrossamenti. Asciuttissimi, assorbenza e cura del corpo nati dalla ricerca Made in Italy. Pannolini ipoallergenici senza derivati da petrolio o lattice. Massima assorbenza e comfort a prezzi di fabbrica. Proteggi in sicurezza. La nostra cura è prenderci cura di voi. Asciuttissimi. Vendita diretta pannolini e pannoloni a Marina di Carrara, in via Lunense 30 bis, di fronte all'Istituto Magistrale. Consegna a domicilio. Telefono 0585 63 41 31. Autunno. Siete pronti per i nuovi colori, i profumi, i sapori? E siete pronti per piantare i fiori, alberi da frutto e ortaggi autunnali? MB Garden è prontissimo, con le piante giuste, i giusti concimi e anche i giusti consigli. MB Garden, via Aurelia Ovest 295, a Massa. È l'emozione di vivere la natura. Ah, e seguici su Facebook per le nuove offerte settimanali. Conad del Tirreno e Fondazione Gabriele Monasterio insieme per la solidarietà. In partenza una raccolta fondi per salvare vite di bambini cardiopatici. Riparte domani 31 ottobre la quarta iniziativa di solidarietà di Conad del Tirreno. La campagna si chiama Con tutto il cuore ed ha l'obiettivo di raccogliere fondi per assicurare la sopravvivenza dei bambini colpiti da insufficienza cardiorespiratoria. Il progetto sarà attivo in tutti i negozi Conad del Tirreno fino al 24 dicembre. Ogni 20 euro di spesa si potrà ricevere un premio aggiungendo solo 1,50 euro, partecipando così alla raccolta fondi della campagna. La cifra raccolta sarà devoluta alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, consentendo l'acquisto di un ECMO, un'innovativa apparecchiatura che supporta in urgenza le funzioni cardiorespiratorie di pazienti molto gravi e previene danni agli organi, in attesa che il cuore e i polmoni riprendano la propria funzionalità. La tecnologia è particolarmente complessa e necessita di un team composto da esperti di cardiologia, professionisti che sono presenti all'ospedale del cuore di Massa, dove si svolgono interventi di cardiochirurgia pediatrica con risultati di eccellenza. I fondi raccolti grazie a questa campagna andranno ad aggiungersi ai 130.000 euro già stanziati dalla Regione. L'iniziativa infatti è stata presentata stamani in Regione dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, assieme a Luciano Ciucci, direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, e a Walter Geri e Aurelio Ferrari, presidente e direttore marketing Conad del Tirreno. Un sistema che richiede un team di professionisti esperti, tutti presenti all'ospedale del cuore di Massa della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. La Regione ha finanziato il progetto e l'iniziativa Con tutto il cuore consentirà di integrare la cifra e acquistare l'apparecchiatura con la quale sarà possibile salvare la vita dei piccoli pazienti. L'entità della somma che verrà raccolta dipenderà dai clienti di Conad, che ringrazio fin d'ora uno per uno, afferma l'assessore Stefania Saccardi. I comitati SOS Salute in difesa del diritto alla salute della Lunigiana chiedono alle istituzioni regionali l'apertura di un tavolo tecnico per quanto riguarda gli ospedali periferici della Lunigiana. La richiesta trova ampio consenso nella commissione regionale. Sanità presieduta da Stefano Scaramelli del PD, che questa mattina 30 ottobre ha sentito i rappresentanti dei comitati in audizione al Palazzo del Pegaso. I comitati, che già nel 2013 avevano avanzato delle iniziative, hanno riproposto nel dettaglio l'elenco delle loro priorità. In primis il mantenimento dei presidi ospedalieri già attivi a Pontremoli Fivizzano, una maggiore efficienza dei servizi, l'istituzione di un servizio di guardia medica pediatrica,
assicurare la presenza di un medico anestesista rianimatore a Fivizzano e potenziare la presenza di infermieri al pronto soccorso di Pontremoli. Una richiesta che trova accoglienza positiva sia nei gruppi di maggioranza che di quelli di minoranza. Il presidente della Commissione Scaramelli, in merito alle istanze rappresentate dai comitati, concorda riguardo alla necessità di compiere uno scatto in avanti sulla questione. E sempre parlando di salute, parte la campagna vaccinale contro l'influenza anche nel territorio di Massa e Carrara. È possibile effettuare il vaccino negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e in tutti i distretti della ASL. È possibile visualizzare il calendario vaccinale ASL della zona Puana sul sito dell'azienda USL Toscana all'indirizzo www.uslnordovest.toscana.it. Ricordiamo che il vaccino anti-influenzale è indicato per la protezione di tutti i soggetti che non abbiano specifiche controindicazioni alla sua somministrazione. In particolare è raccomandato ad anziani, donne in gravidanza, soggetti con patologie croniche e a rischio di complicanze. E ora spazi l'auguri e vediamo chi sono i festeggiati di oggi. Previsto per domani, mercoledì 31 ottobre alle 17.30 nella sala Gestri della Biblioteca di Carrara, il secondo incontro del ciclo di conferenze organizzato per celebrare la conclusione della Prima Guerra Mondiale. Gli organizzatori sono l'Associazione Apo Amater e il Comitato per la Promozione dei Valori Risorgimentali con in patrocinio del Comune di Carrara. Sarà presente il dottor Giorgio Uggeri, che è stato primario chirurgo dell'ospedale civile di Massa e ufficiale medico, e che illustrerà quale sia stato il ruolo della sanità militare italiana nel conflitto. Vediamo adesso che tempo farà nei prossimi giorni. Previsioni per mercoledì 31 ottobre. Breve tregua dal maltempo con un cielo parzialmente nuvoloso, accompagnato da un lieve aumento delle temperature, ma con venti ancora piuttosto tesi o moderati. Il mare resta mosso. Per la giornata di Ognissanti invece un ritorno ad un tempo instabile con nuvolosità sparse e possibili rovesci, ma senza incidere sulle temperature. I venti soffiano più deboli, ma il mare resta ancora mosso. Per il fine settimana invece lieve miglioramento con qualche residuo di nuvolosità, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature in leggero aumento, i venti moderati e il mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it. Il telegiornale termina qui, non ci sono altre notizie. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.